Eccoci, buonasera, ciao a tutti. Buonasera. Ragazzi, anche questa settimana siamo qui. Anche questa settimana siamo qui, non ne perdiamo una, forse ne abbiamo persa una, ma cerchiamo di essere sempre presenti. Dai, nel periodo estivo qualche pausa ce la siamo concessa, dai, però ci sta. Sì, vero, 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 vero. Vero, vero. Va No, in bene, realtà tema voi di avete oggi. continuato. Sì, vabbè, continuato, sì, no, abbiamo preso una pausa, vabbè, credo 2 settimane di pausa, una cosa del genere, però c'è stata una certa continuità anche durante il periodo estivo. Tema di oggi, abbiamo deciso anche noi di darci ai giochi di parole con poco, perché ormai è diventata la moda del momento, quindi non potevamo sottrarci, e quindi un poco di ecosistema, perché? Ma perché le domande di oggi spaziano un po' appunto dal tema ecosystem che è scaturito anche da diciamo un post che abbiamo fatto su Facebook e invece temi che riguardano poco, che ovviamente è l'argomento comunque ancora caldissimo di questi giorni, nonché lo smartphone bestseller degli ultimi giorni. Quindi questi un po' i due argomenti, ma avete qualcosa di raccontarmi di interessante? Se Ah avete sì, fatto guarda, qualcosa di... Ah, io attenzione. ho avuto una giornata molto intensa. A parte che poco è ancora best seller su Amazon, nel Oh, momento. così ce lo sveli in diretta. Sì. Abbiamo anche un Redmi Note 9 lì in top 3. Comunque, e che dire? Sì, oggi è stata una giornata intensa perché stamattina. Beh, partiamo dalla fine, anzi, dall'inizio. Stamattina abbiamo partecipato al convegno Economia dell'attenzione promosso da Promotion Magazine e abbiamo parlato di come Xiaomi ha scelto un modello sostenibile, umano di attenzione in questa epoca fatta di social media, di contenuti estremi che però causano, sono molto ingaggianti. Noi abbiamo scelto un'altra strada, la strada della community, la strada del passaparola tra le persone come metodo significativo per catturare l'attenzione in un panorama mediatico sempre più invadente, chiamiamolo così. E poi la seconda cosa bella che abbiamo fatto è stata registrare insieme a Vogue un talk in inglese con il nostro super capo del business internazionale Shaw, in cui si è parlato con Farnetti, che è l'editor in chief di Vogue. Un designer che è protagonista poi della campagna Vogue Talent. E il nostro show, appunto, si è parlato di moda e tecnologia, l'intersezione tra questi due mondi con il contributo del design, dove si va a parare, il perché la tecnologia non può prescindere dal guardare alla moda e viceversa. Insomma, sono due campi che portano avanti le vite delle persone, non accontentandosi di aderire a quelli che sono gli standard e i bisogni del momento, ma cercano di spostare sempre avanti l'asticella, quindi molto molto compatibili. Questa cosa sarà visibile la settimana prossima, quindi durante la Fashion Week, La fashion wig, beh, possono esistere delle parrucche fashion, assolutamente, però. la Fashion Week. L'ho fusa con Vogue, la Fashion Week, scusate, sono cotto, nella piattaforma di Vogue. E qua mi fermo perché ormai sono. Davide ha avuto una giornata intensa, giustamente, insomma, tante cose. Passiamo alle domande, a meno che Flavio non voglia raccontarci la sua di giornata. La sua di giornata. Meglio no. Ok, andiamo lisci, andiamo lisci. Allora, come promesso, le domande di oggi, come dicevamo, sono abbastanza orientate all'ecosistema. Partiamo subito fortissimo con la classica domanda per Flavio, che è proprio c'è sullo stampino per Flavio, ed è: quali sono le differenze tra i principali modelli di Mi Electric Scooter? Mi Electric Scooter è un argomento che, insomma, questa settimana, tra l'altro, è super caldo, perché questa è la settimana della mobilità europea, la settimana europea della mobilità, perdonatemi, era il contrario, dove ovviamente per mobilità si parla di mobilità ad emissioni zero, quindi Mi Electric Scooter, cosa meglio di Mi Electric Scooter per affrontare questo discorso? Ma Flavio, a te la risposta. Sono d'accordo con te, Andre, grazie per la domanda. E sono d'accordo con te perché anch'io, da quando vivo a Milano, ormai utilizzo solo il mio electric scooter. E novità, ne avevamo già vista, ne avevamo già parlato diverse settimane fa, ormai luglio,
Arriviamo finalmente con una seconda edizione, una seconda versione dei nostri scooter, tre modelli. Ovviamente, perché tre modelli? Perché in questo modo riusciamo a soddisfare un po' le esigenze di tutti. Chi lo utilizza per divertirsi, per quindi magari giocare, amici, uno spostamento alternativo. Chi invece lo utilizza proprio per recarsi al lavoro, andare in palestra, piuttosto che andare a effettuare quella mobilità integrata, quindi un tratto del mio percorso, per esempio casa ufficio, lo faccio con il mio Mi Electric Scooter, dopodiché prendo il mezzo pubblico piuttosto che lo richiudo e lo carico in macchina, perché una delle prime caratteristiche di tutti e tre i modelli è proprio il fatto di essere semplicemente facilmente richiudibile. In 3 secondi piego il manubrio, si aggancia sulla ruota posteriore, a quel punto lo trasporto, anche perché sono molto leggeri. E quindi arriviamo al punto: tre modelli, l'Essential, l'1S e il Mi Electric Scooter Pro 2. Ovviamente abbiamo detto soddisfano le esigenze di tutti, quindi andiamo a vedere quelle che sono un po' le caratteristiche e le differenze. Per chi cerca un'autonomia decisamente elevata, quindi è in grado di ha bisogno di coprire delle distanze maggiori, Mi Electric Scooter Pro 2, 45 km di distanza percorribili con singola ricarica. 1S 30 km, l'Essential 20 km, che comunque in una città mi sento di dire essere decisamente tanti. Cambia ovviamente anche la velocità massima, e qui mi soffermo un attimo: per legge tutti i modelli sono, rispettano assolutamente la normativa attuale, quindi limitati a una velocità massima di 25 km all'ora. Per l'Essential abbiamo voluto ottimizzare un pochino di più il prodotto e quindi la limitiamo a 20 km all'ora. Vi garantisco che sono decisamente tanti. Una velocità che ovviamente viene limitata, sì, per legge, ma poi che dipende, è direttamente collegata a quella che è la potenza del motore. Ben 300 watt su Mi Electric Scooter Pro 2, 250 watt per 1S ed Essential. Cambia ovviamente la capacità della batteria, una super batteria da 474 wattora per Pro 2 e a scendere per gli altri due modelli. E poi ovviamente abbiamo sempre detto, ma lo ricordiamo, tutti e tre i dispositivi in questo caso hanno un display in grado di fornirci tutte le informazioni all'istante, come autonomia residua, velocità, modalità di guida. Tutti e tre i modelli sono in grado di guidare, di accompagnarci anche su strade in lieve pendenza, quindi ben il 20% di pendenza per Mi Electric Scooter Pro 2, 14% per l'1S e l'Essential ben 10%, quindi anche le strade più difficili, più scoscese, mettiamola così, più ripide, non fanno paura ai nostri monopattini. Abbiamo detto si richiudono, sono molto leggeri, perché partiamo dai 12 kg dell'Essential per arrivare ai 14,2, poco di più, per il Mi Electric Scooter Pro 2. E poi ovviamente un occhio particolare, un'attenzione particolare al tema della sicurezza, perché dotati di non solo KERS, sistema di recupero dell'energia, e soprattutto EABS, ma poi proprio un si completa il quadro con il faro di segnalazione posteriore, il faro anteriore e tante altre caratteristiche interessanti, come per esempio le gomme pneumatiche vuote con camera d'aria. Questo significa che anche se la superficie se andiamo a guidare non è perfettamente liscia, non andremo ad accusare i colpi, perché le ruote con camera d'aria sono in grado di attutire il colpo. Perfetto. Io, beh, direi... io ti faccio le mie congratulazioni per aver usato la parola scoscese. Beh, scoscese. Grazie. E dimostra anche di essere stato attentissimo, Davide. Mi Electric Scooter, la parola, l'aggettivo, certo. Davide, da oggi è scoscese. Strade scoscese. L'aggettivo del giorno. Ce lo chiedono in tanti sui social. Ma posso affrontare strade scoscese? Ecco. Oggi sarà la domanda di settimana prossima. La risposta è sì. Scusate. La domanda di settimana prossima conterrà sicuramente la parola scoscese in qualche modo. Me lo aspetto. Oppure potremmo sfidare Flavio privatamente ogni settimana a dire una parola buffa o poco ci utilizzata nelle sue risposte tecniche. Questo potrebbe essere un twist interessante al formato. Mi piace, parole un po' forbite, un po' interessante. Sì, sì. Dopo il gioco dell'oca potremmo fare lo scarabeo Xiaomi. Io la lancio lì, marketing.
Va bene, va bene, va bene. La settimana prossima dovrei dare una risposta contenente la parola socquadro, Flavio, socquadro. Comincia a prepararti adesso Quindi, perché no, non è anzi, se facile. volete nei commenti indicarci una parola buffa che Flavio dovrà inserire in una risposta tecnica, prego. Perfetto, scatenatevi, aprite la Sono Treccani e pronto. scatenatevi. Aprite la E beh, certo, Treccani. dovete trovarle serie, se no è troppo facile. Va bene, continuiamo a parlare di ecosistema. Giusto questa settimana abbiamo parlato un po' del concetto sulla nostra pagina Facebook di Hub della salute Xiaomi. Che cos'è l'Hub Sì. della salute Xiaomi? Al centro mette la Mi Fit App. E prevede poi l'utilizzo in combinazione, diciamo, della Mi Smart Band 5 e della Mi Body Composition Scale 2, che è la bilancia impedenziometrica di Xiaomi. Entrambi i device si parlano con la Mi Fit App, quindi utilizzandoli, insomma, insieme, quindi tenendo la Mi Smart Band 5 al polso durante la vostra giornata e pesandovi regolarmente, con la Mi Body Composition Scale 2, ottenete tutta una serie di parametri e a questo proprio si riallaccia questa domanda che chiede quali parametri mi permette di monitorare Mi Fit App, questo nello specifico quando abbinata alla Mi Smart Band 5. Beh, allora, partiamo dalle cose di base che sono innanzitutto la misurazione dei passi che vengono fatti durante la giornata, completamente automatica, quindi tutto quello che dovete fare è averla al polso e lei rileverà i passi effettuati durante la giornata e la rilevazione del battito cardiaco. Su questa ci sono delle impostazioni, quindi potrete dire voi alla vostra Mi Smart Band attraverso la Mi Fit App se monitorarlo costantemente, se volete avere un grafico, diciamo, più accurato, oppure di monitorarlo ogni tot minuti. Ci sono diverse impostazioni. Ovviamente, più allargate il tempo di misurazione del battito cardiaco, più andate a risparmiare vita della batteria sostanzialmente, quindi è anche questo un po' lo scopo di aver dato varie opzioni, cioè chi preferisce avere una misurazione più precisa e un po' meno di vita di batteria e chi invece il contrario, è proprio una vostra scelta. Se la tenete anche di notte va a misurare la durata e la qualità del vostro sonno, quindi vi dice quanto sono leggero, profondo, fase REM, quanto tempo siete stati svegli, se eventualmente vi auguriamo di no, ma vi svegliate durante la notte, e dopodiché la mattina dopo troverete anche un grafico che potete leggere con questi dati, il tempo che avete dormito. E ovviamente durante tutta la giornata continua a misurare quanto vi muovete e conseguentemente vi dà anche un conto approssimativo ovviamente di calorie che avete consumato per quei movimenti, quindi a fine giornata avrete anche un'idea di quante calorie avete bruciato durante la vostra giornata. E in più, se siete persone attive, insomma, quindi vi allenate e fate degli allenamenti sufficientemente intensi, quindi che portano la vostra soglia cardiaca oltre un certo limite, c'è anche l'indice PAI, di cui tra l'altro parleremo entro la fine di questa settimana. Sulla pagina Facebook faremo un approfondimento proprio su che cos'è l'indice PAI. L'indice PAI non è proprietario di Xiaomi, ma viene da uno studio scientifico che è stato fatto. Poi nell'approfondimento, se vi interessa l'argomento, controllate la nostra pagina Facebook venerdì, perché appunto potrete trovare più dettagli. Per farla adesso molto breve e non prolungarmi troppo, sostanzialmente l'indice PAI va da 0 a 100, continua ad aggiornarsi, è tarato sulle informazioni che la Mi Smart Band 5 riceve dal vostro corpo, dai vostri movimenti, da quanto vi muovete, eccetera, eccetera. E sostanzialmente lo scopo è un po' tenere questo indice PAI sempre attorno al valore 100, perché vuol dire che state facendo una quantità di allenamento che a lungo termine, negli anni, può dare dei benefici alla vostra salute. Quindi questo è lo scopo un po' dell'indice PAI. E c'è anche un po' un aspetto di gioco quasi, no? Perché uno vede l'indice PAI calare sotto i 100 nel corso delle giornate se non fa movimento, quindi si ricorda di fare del movimento. Quindi c'è anche un aspetto un po' di gamification in questo. Credo di aver detto più o meno tutto Beh, su che cosa si può controllare. Volevo aggiungere solo importantissima un'ultima quest'ultima cosa. Vai. cosa. No, no, ok, solo una nota, importantissima quest'ultima cosa perché la gamification è Sì. veramente l'elemento che poi ti cambia il comportamento, in questo caso in positivo. Esatto, no, io l'ho notato, è una cosa, nel senso, sono una persona che si allena a prescindere con una discreta frequenza, però la cosa del PAI è una roba in più, che tieni d'occhio ed è sempre carino e dà anche una certa soddisfazione. E tra l'altro la cosa bella è che c'è anche dietro uno studio scientifico che è durato
circa 20 anni, poi i dettagli trovate meglio venerdì, e che ha coinvolto migliaia di persone, quindi di varie età e di differente sesso. Quindi è uno studio veramente con delle basi scientifiche forti. Quindi è un gioco, ma è un gioco su basi scientifiche molto solide. Questo lo rende ancora più interessante. Per concludere un po' il discorso dell'app della salute che facevamo prima, ovviamente se voi aggiungete a questo mix anche l'AMI Body Composition Scale 2, andate anche ad ottenere altre informazioni sul vostro corpo, che è tra le quali ad esempio la percentuale di massa grassa, di massa magra. Quindi se siete persone che ci tengono a questi aspetti o che vogliono iniziare a tenere a questi aspetti, perché non è mai troppo tardi per cominciare, questo è l'app della salute Xiaomi. Molto bene, Beh, ci hai molto convinto. bene. No, Ti ha soprattutto convinti? non vedo l'ora di vedere i dettagli dello studio che ha portato alla creazione di questo indice. Venerdì, Guarda, Andrea, venerdì. il Pai l'ho Vai, vai. usato anch'io, effettivamente, come dici tu, anch'io mi alleno a prescindere, però ti motiva ancora di più e ti spinge a fare un pochino di più nell'arco poi della settimana e a star meglio alla fine. Quindi, sì, anch'io sono curioso dei risultati, insomma. Esatto. E sì, è una cosa in più, che alla fine gli dai un'occhiata tutti i giorni e ti ricorda, anche perché capita anche a persone che si allenano con una certa costanza, magari per motivi lavorativi, personali, di trascurare un po' l'allenamento per qualche giorno. Ecco, quello inevitabilmente in qualche modo te lo ricorda, ed è sempre una bella cosa. Ma dai nostri temi oggi molto focalizzati sull'ecosistema, passiamo invece ad una domanda un po' più tecnica che non riguarda oggettivamente l'ecosistema, e tra l'altro è una domanda molto aperta. Eccola qua. Quali sono le differenze tra uno schermo LCD e uno schermo OLED o AMOLED, che dir si voglia? Ah, Probabilmente bene. era AMOLED nel caso specifico della domanda, penso io, perché parliamo sempre di smartphone. Ecco, è una domanda, è un tema abbastanza caldo, insomma, se ne discute spesso e ampiamente. E beh, chiariamolo. Chiariamo. Me la tappo io. Eh sì, mi sa esatto. di... Flavio. Era un chiariamolo, ma intendendo che sì. Chiarisci. Oh, bene, allora io partirei dalla de definizione di questi acronimi, di queste lettere LCD e cerco di essere semplice, asciutto, senza usare paroloni. LCD, Liquid Crystal Display, scherma a cristalli liquidi. Perché? Perché sfrutta proprio questi cristalli che sono in grado di orientarsi, e non vado oltre, per riprodurre le immagini. Quindi in realtà lo schermo LCD è costituito, realizzato da una serie di strati sovrapposti. Abbiamo delle luci, dei LED che illuminano questo schermo, una serie di filtri colore, un filtro polarizzatore e tanta altra roba. Fatto sta che alla fine quello che giunge a noi, quello che vediamo con l'occhio, è un'immagine che è effettivamente interessante. È sicuramente una tecnologia che portiamo avanti ormai da diversi anni, la conosciamo benissimo sui nostri smartphone. Può essere probabilmente definita una tecnologia più matura rispetto a un AMOLED, a un OLED, ed è anche insomma la tecnologia più diffusa. Ha un prezzo più contenuto rispetto a un display, uno schermo AMOLED, OLED. Quindi questo anche nella scelta magari del prodotto può essere interessante. Dall'altro canto, abbiamo detto sì, il prezzo è più basso, ma cosa abbiamo di più alto? Un tempo di vita pressoché infinito. È anche vero che a noi ci piace cambiare, nel caso specifico, lo smartphone, e quindi non lo considererei proprio uno dei pro nel caso appunto dello smartphone. Sicuramente è in grado di rappresentarmi dei colori ricchi, intensi, tantissime sfumature, e forse, ecco, qui andiamo su, chiamiamolo un contro, i neri. La riproduzione dei colori neri fa gara con uno schermo OLED, AMOLED. Passiamo all'altra parte, schermo OLED, anche qui definizione, e andrei direttamente sulla definizione in italiano. È uno schermo, un pannello costituito da una serie di diodi organici che sono in grado di emettere luce. È un po' un back to the future, un ritorno al futuro, più che altro al passato in questo caso, perché ricorda un po' una tecnologia che conoscevamo sui vecchi plasma. Essendo materiale organico, un materiale che negli anni, e parliamo di tantissimi anni, tantissime ore di Certo. funzionamento del nostro display, rischia di deteriorarsi, rischia proprio di
consumarsi, di esaurirsi. E soprattutto, se immaginiamo, anche qui abbiamo diversi strati, e anche qui spesso viene aggiunto un filtro polarizzatore, senza che adesso entriamo nel dettaglio, se prendete il vostro smartphone e lo inclinate, potreste vedere delle sfumature particolari. Perché? Perché le tre luci base, rosso, verde e blu, che poi mischiate, mi danno tutti i colori che sono in grado di riprodurre con il mio smartphone, in realtà questi tre colori base si consumano con tempi diversi. E quindi veramente, ma parliamo di tempi lunghissimi, ore e ore, migliaia, centinaia, miliardi, milioni di ore, quello che succede è che appunto si consumano in maniera differente questi tre colori e quindi il display potrebbe assumere colorazioni diverse. Andiamo velocemente a pro e contro dell'OLED, dell'AMOLED. Un nero decisamente interessante, il contrasto effettivamente è superiore rispetto a uno schermo LCD, è in grado di riprodurre una gamma colori molto ampia e potrebbe perdersi un pochino su quella che è la saturazione dei colori, quindi il rischio, e qui faccio un esempio che magari è più facile da cogliere, parlo di TV, schermi più ampi, potrebbe capitare di cogliere dei colori decisamente saturi, intensi, e questo appunto richiama il problema del deterioramento dei tre, rosso, verde e blu, dei tre colori base in maniera differente. Detto ciò, uno è meglio dell'altro? No, non riesco a dire una cosa del genere. Abbiamo pro e contro da una parte e dall'altra, sono due tecnologie molto interessanti, si sta investendo moltissimo sull'OLED, è sicuramente una tecnologia tutta da scoprire e da migliorare, l'LCD è il nostro miglior compagno anche. Ah, sei andato sul tecnico in una maniera clamorosa, direi. Quindi... è oggi per forza, però sono stato comprensibile. Oggi. Sì, sì, assolutamente sì. Sai cosa, come la posso riassumere io? In realtà la cosa che mi sono segnato per parlare di questa cosa in 10 secondi è molto terra-terra, quindi AMOLED, colori un po' sparati e neri assoluti, perché i neri fondamentalmente sono il pixel spento, correggimi se sbaglio. LCD, colori naturali, più naturali, mettiamola così. Poi è chiaro che una tecnologia costa un po' di più, quindi di solito si trova su telefoni di fascia più alta, di solito, ma non sempre. Però fondamentalmente, se ragazzi, abbiamo sempre la possibilità di toccare con mano gli smartphone Xiaomi, che sono presenti in tutti i negozi, da tutti gli operatori, quindi se uno schermo vi piace, beh, ha raggiunto il suo obiettivo. Tra l'altro adesso probabilmente la partita successiva si gioca sulla frequenza di aggiornamento, nel senso che i 60 Hz sono lo standard, ma stiamo arrivando ad altre frequenze che fanno delle cose buone per l'occhio fondamentalmente. Però magari ne parliamo dopo. E poi Davide, l'ultima, l'OLED. Vai. In teoria mi consente di risparmiare batteria, ottimizza un po' la riproduzione delle immagini sullo schermo e quindi, diciamolo, in un discorso di ecosistema device, attenzione Xiaomi per hardware, software e tutta la gestione delle varie componenti, perfetto bilanciamento, ecco l'OLED incide sul consumo di batteria in maniera positiva, risparmio. Ok, nel frattempo vedo tante domande su prodotti nuovi, ci sono un sacco di domande relative a quando uscirà il primo esponente della famiglia Redmi in 5G, ad esempio ci chiede Salvatore, poi abbiamo È un'ottima domanda, abbiamo Glacial Day da Twitch, tra l'altro vi ricordiamo che è ancora freschissimo il nostro canale Twitch, quindi ciao Glacial Day, che ci chiede quando arriveremo con un tablet, nel senso che lui sta cercando un tablet, quindi sono tutte domande alle quali insomma, per il momento purtroppo non abbiamo delle risposte concrete, però insomma, il nostro catalogo continua ad espandersi, quindi continuate a seguirci per avere tutte le notizie di primissima mano. E se non sbaglio c'erano un altro paio di domande sempre su prodotti nuovi, quindi insomma per questo per il momento possiamo solo dirvi continuate a seguirci, che anche noi non vediamo l'ora, insomma, di darvi un po' di novità. Abbiamo un'altra domanda, sempre il tema display oggi è abbastanza forte, e questa volta si va su Poco X3,
quindi il best seller del momento, e la domanda è su come funziona l'Adaptive Sync Display, che tra l'altro, se non sbaglio, era giusto tornata, questo tema era stato anticipato prima sul discorso del frame rate degli hertz. Degli Avevo schermi, sbirciato, no? Le domande. Tra l'altro, nel frattempo vi condivido la landing page di Poco X3 NFC, che è ancora in flash sale su Mi.com e Amazon, in versione 6.128. E attenzione, grande annuncio per chi non lo sapesse già, il 22 settembre dalle 13, altra flash sale della versione 6.64, che è stata un grandissimo successo. Yes, su Mi.com, sul nostro sito. Solo su Mi.com, esatto. Solo su Mi.com. Quindi tenetevi pronti, se avete perso le precedenti occasioni, questa deve essere quella buona. Esatto, sull'adaptive display poi lascerei la parola al nostro fratello. Beh, al maestro, ovviamente. Maestro, il maestro. Maestro, ma qui non sarò tecnico, nel senso che la domanda di prima era molto mirata e direi anche molto ampia, quindi mi è piaciuto andare un po' più in profondità. Parliamo di Adaptive Sync Display, una tecnologia che conosciamo dal gaming, ma che in realtà ci piace portare un po' e far beneficiare un po' tutti i clienti, quindi non solo chi gioca, ma anche chi riproduce contenuti multimediali con, per esempio, scene d'azione, quindi in forte movimento. Cosa fa il mio smartphone? Va, in base al contenuto che deve riprodurre, al tipo di contenuto multimediale, di immagini, va a regolare in automatico quella che è la frequenza di aggiornamento. Proviamo a tradurre: il numero di frame che costituiscono l'immagine che vedo a schermo. Ovviamente più è alto il numero di questi frame, di questi pezzetti, di questi strati dell'immagine, più l'immagine sarà in alta qualità. Non è esattamente corretta spiegata così, ma migliore sarà la riproduzione dell'immagine. Tradotto, esempio pratico, non vedrò quel fastidioso, per esempio, effetto scia nella riproduzione di una corsa automobilistica, una partita di calcio, quando sto giocando. È interessante perché significa che il mio smartphone, grazie al processore e in particolar modo alla GPU, riconosce quello che stiamo andando a riprodurre e adatta il numero di Hz al contenuto. Quindi sfrutta al massimo i 120 Hz quando è più necessario, altrimenti regola e abbassa fino ai 60 Hz in maniera automatica. Questo proprio per sincronizzare la potenza della GPU, la parte del processore dedicata all'elaborazione grafica, con il numero di frame del contenuto che sto andando a riprodurre. Mi fermo. Tutto questo risparmiando pure batteria. Olè. Ovviamente risparmio batteria, perché se abbasso il numero di frame, il numero di hertz, se guardo una foto, chiaramente consuma meno batteria e adatta il numero di hertz al fatto che stiamo guardando un contenuto statico. Se invece sto giocando, allora lì il discorso cambia. Comunque vi invito ad andare a vedere i dettagli tecnici di questa tecnologia applicata a Poco X3 NFC sul nostro sito mi.com, e poi avremo modo di parlarne parecchie altre volte. Insomma, un po' il concetto di quello che serve quando serve questo Adaptive Sync, senza sprecare, ecco, senza sprecare. Va bene, io passerei all'ultimissima domanda della giornata. È mia, me la sento. E tu? Sì, in realtà sì. Ed è Xiaomi... domanda di Davide. Sì, questa è la domanda di Davide. Xiaomi continuerà ad espandere il catalogo di prodotti ecosistema? Sì. Sì. Lo abbiamo espanso tantissimo, sono arrivate le TV che erano un pezzo fondamentale, una pietra miliare nel nostro cammino. Ovviamente continueremo a portare tanti prodotti, sempre più prodotti di quelli a disposizione della Cina, e anche prodotti nuovi. Ne vedrete delle belle da qui a pochissime settimane, nel senso che vi prometto un prodotto ecosystem nuovo, bomba. Ah, bomba! Attenzione! Promesso, e secondo me anche l'anno prossimo arriverà una delle cose più richieste dagli utenti, però... Insomma, lì stiamo andando veramente oltre. Ecco. Però una bombetta è in arrivo, anzi una bomba è in arrivo anche vai, tra poche settimane. Basta, chiudo così io. Per oggi sono Mamma mia, così proprio
Pam, adatto, proprio così, lancia la bomba e scappa, un po' Esatto. proprio come la tradizione, come la No, tradizione. arriverà veramente uno dei prodotti più richiesti da sempre dagli utenti. Quindi siamo felicissimi. Va bene ragazzi, va bene. Grazie a tutti, come sempre, per averci seguito. Io sto guardando se abbiamo lasciato indietro qualche commento, ma mi pare proprio di no. Se vedete qualcosa, ditemelo voi. Se vedete qualcosa che può essermi sfuggito, mi sembra proprio di no. Ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie Glacial che ci hai seguito da Twitch, che è appunto come sapete un canale nuovo per le nostre dirette, che poi andranno sempre in espansione in futuro. Lasciateci le vostre domande per la prossima settimana, dovunque vogliate, commenti, messaggi privati alla pagina, dove volete. Ricordatevi, se vi è interessato il discorso del lab della salute Xiaomi, che venerdì usciremo con un approfondimento su cos'è il Pi e come funziona sulla nostra pagina Facebook, quindi seguitela se già non lo fate, e credo che questo sia proprio tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, Giovedì. grazie, Ciao. ciao.